Abituati da tempo agli antichi monumenti sopravvissuti sulla Terra, cominciamo appena ora ad esplorare le vestigia del passato inghiottite dal mare. Come in un incantesimo, è là che giacciono le reliquie delle civiltà perdute. Un elmetto, una collana, una giara per il vino, una scultura in marmo che sembrano voler vivere ancora. Il più grande museo del mondo si trova nel mare. Dalle profondità marine sono state rinvenute statue del periodo aureo della Grecia. Un giovane Fantino, il suo cavallo e l'incomparabile bronzo rappresentante Poseidone, dio del mare. L'equipe della Calypso ritorna al largo dell'isola greca di Anticitera, luogo in cui nel 1900 alcuni pescatori di spugne scoprirono un relitto carico di opere d'arte. Alcune statue sono state scoperte troppo tardi. Le forme scolpite sono corrose per sempre dagli organismi marini litofagi che attaccano qualsiasi pietra non sia ricoperta dal fango. Con l'ausilio di tecniche moderne, i sommozzatori della Calypso sperano di aggiungere altri rari bronzi a quelli già salvati dall'oblio. Come sonnambuli, i bronzi ci contemplano al di là dei secoli, muti superstiti di battaglie vinte o perse, di città prosperose e saccheggiate, di una pace orgogliosa che sprofonda nel caos. Benché muti, hanno molto da dirci. Una delle più sorprendenti scoperte archeologiche, questo, un pezzo di metallo corroso trovato ad Anticitera, rivela un'invenzione greca la cui esistenza non era mai stata sospettata fino ad allora. Nicolas Yalloris, direttore generale del Museo Nazionale di Atene, parla dell'astrolabio. 100 anni a.C., i greci, in grado di concepire e di costruire il più antico strumento a ingranaggi che permette di calcolare il movimento delle stelle, avevano nelle loro mani la chiave della rivoluzione industriale e dei calcolatori moderni. Per 2000 anni l'astrolabio è rimasto sepolto qui. Quali altri segreti, quali altri tesori aspettano ancora di essere strappati al mare? E sulle isole del mare Egeo si ergono le pietre mutilate e le rovine abbandonate nel corso di centinaia di generazioni. La maggior parte è stata sconvolta dalla violenza della natura o dagli uomini che ne hanno paradossalmente risparmiato una piccola parte. A metà strada tra Creta e Citera, luogo di nascita di Venere secondo la leggenda, è situata l'isola d'Anticitera, ad un crocevia marittimo del mondo antico. Bon, allora, d'Atene a Anticitera, ça fait à peu près 6 heures de route, par beau temps. È qui che nel primo secolo a.C. affondò una nave romana carica di opere d'arte. Da dove proveniva? Dove andava? Nessuno lo sa. In cerca di una risposta, costui e i suoi sommozzatori intraprendono uno studio sistematico. Sperano di scoprire degli indizi che permetteranno di assegnare all'astrolabio una data più precisa nella storia.
alors, bien sûr. Bien sûr, oui. Essendo il cantiere vicinissimo alla ripida costa dell'isola, il capitano Gurlauen deve prendere alcune misure straordinarie. Qui, infatti, il vento del nord, il Meltemi, può in qualche minuto sollevare una furiosa tempesta. Due enormi ancore verranno gettate al largo. Una volta messa al sicuro la Calypso, Cousteau decolla per una prima perlustrazione aerea dell'isola. Anticiterra è una roccia in mezzo al mare che conserva ancora le tracce di un passato che va al di là della storia. Antiche mura di difesa sulla cima e altre più recenti a terrazze in pietrame secco. È stata luogo di saccheggi e conquiste da parte di pirati e guerrieri. In seguito, nel primo secolo a.C., passarono le galee dell'esercito romano per fermare le rivolte delle lontane province dell'impero. In particolare, le flotte di Roma diedero la caccia a Mitridate, conquistatore e collezionista, installatosi a Pergamo coi suoi tesori artistici. Dopo il saccheggio di Pergamo, cosa ne fu di questi tesori? Tempo molto boscosa, oggi l'isola è spoglia quasi quanto un osso. Sull'antica costa scoscesa venivano fatte scivolare le navi costruite con le foreste scomparse. Sacrificando l'avvenire per assicurarsi il presente, gli abitanti dell'isola videro prosperare il loro commercio marittimo per un certo tempo. Ma le generazioni successive soffrirono per i problemi legati ad un suolo eroso e rovinato per sempre dalle piogge. Tenuta a distanza dalla riva rocciosa tramite ancore giganti gettate al largo, la Calypso è ora ormeggiata a terra. Tre solide gomene in nylon sono fissate a cavi d'acciaio attaccati a rocce sporgenti. Una volta in tensione, assicureranno la nave contro il mare burrascoso, ma non contro le forti tempeste. Al centro della ragnatela di cavi, la Calypso si trova ora giusto al di sopra del luogo dove i pescatori di spugne fecero le prime scoperte, 60 metri circa più in basso. Cousteau mette a punto coi sommozzatori dei piani per redigere un inventario sistematico dei reperti del fondo marino. Grazie alle foto potranno stabilire con precisione una mappa dei ritrovamenti. Si presume che tutti gli oggetti in mucchio sul fondo del mare siano stati recuperati durante i primi tentativi del 1901. Tuttavia, questi sforzi eroici rimanevano limitati in quanto i mezzi a disposizione a quell'epoca erano ancora primitivi. Con un'attrezzatura moderna, Cousteau ha intenzione di scavare nel fango per cercare gli oggetti sotterrati che i primi sommozzatori non erano in grado né di scoprire né di dissotterrare. Lontano dalla superficie luccicante a 55 metri di profondità, distinguiamo un fondo in lieve pendenza, delimitato da qualche roccia. La luce è grigia, il paesaggio triste. La nave è probabilmente affondata qui. Ma dove? Dello scafo in legno decomposto da molto tempo non resta più nulla. Qua e là alcuni frammenti di vasellame e anfore affondate nella sabbia. Le giare sono fragili e generalmente non resistono a lungo all'uso. Sono quindi utili per datare una scoperta archeologica.
cerco soprattutto una traccia verdastra, un indizio di bronzo. Tutti gli oggetti in bronzo, anche le statue più belle, sono stati fusi dagli invasori per farne armi. Restano non più di 2 dozzine di grandi bronzi greci, di cui una piccola parte che risale al periodo aureo dell'arte greca, 5° e 4° secolo avanti Cristo. Prima di attivare i potenti macchinari a nostra disposizione, esploriamo il luogo con infinita cautela. Le nostre mani, come ventagli, spargono il fango e la sabbia che l'acqua trascina come la polvere nel vento. Scopriamo un pezzo di bronzo piatto, poi molti altri. Enigmatiche reliquie di cui non riesco a capire carattere o funzione. Immergiamo 2 volte al giorno a 55 metri circa, dove lavoriamo 20 minuti. Ad ogni risalita dobbiamo restare circa mezz'ora sotto la chiglia della Calypso, a 3 metri di profondità, per evitare incidenti da decompressione. Sono il primo a trovare angosciosa questa attesa. Falco, riporta i pezzi di bronzo che hanno stupito i sommozzatori. Secondo Lazar Colonas, archeologo greco a bordo della Calypso, si tratta di frammenti di mobili antichi. Amico fedele fin dall'inizio, Frédéric Dumas raccomanda a Cousteau di pulire dalle incrostazioni i pezzi di bronzo prima che gli animali marini vi si secchino sopra indurendosi. Convinto che vi siano altri oggetti preziosi ancora sotterrati nella sabbia e nel fango, Cousteau prepara un mosaico fotografico del fondo che servirà da riferimento. Per iniziare le ricerche, Cousteau ricorre ad un efficace strumento, la draga aspirante. Benché flessibile, il suo speciale tubo resiste alle pressioni delle grandi profondità senza venirne schiacciato. L'aspiratore riporta in superficie alla rinfusa sedimenti, concrezioni, pietre e frammenti di ogni sorta. Alimentata da un compressore a bordo della Calypso, la draga entra in funzione. Come davanti ad un cantiere edile, dei pesci, spinti dalla curiosità, si avventurano intorno alla bocca dell'aspiratore, mentre questo divora ghiaia e detriti, ma nessuno di loro si fa inghiottire. Il flusso è convogliato in un grande setaccio legato alla murata della Calypso. Solo la sabbia e il fango passano attraverso le strette maglie. Anche i più piccoli frammenti del carico della nave vengono recuperati e raccolti. I
sommozzatori esplorano il pendio che si stende al di sotto di una grossa roccia caratteristica, situata nella zona contro la quale, al momento del naufragio, la nave avrebbe potuto urtare. Quando la nave si è disintegrata, una parte del carico si è probabilmente rovesciata lontano, oltre la zona delle principali scoperte. Si appresta ad utilizzare il battiscafo in modo completamente nuovo sul luogo degli scavi sottomarini. Benché meno agile nei movimenti di un palombaro autonomo, il mini sommergibile può restare parecchie ore in immersione. L'archeologo Colon Sias, grazie a questo strumento, potrà sorvegliare i lavori, mentre nel 1901 i suoi predecessori restavano in superficie, costretti ad affidarsi ai pescatori di spugne. Il battiscafo è dotato di una potente pompa ad acqua e di una specie di lancia antincendio senza rinculo per oggetti sotterrati nella sabbia e nel fango. Cousteau e Falcò hanno portato con loro una carta del fondo ottenuta dal fotomosaico, in modo da situare con precisione tutte le scoperte. Lavorando con il mini sommergibile e la pompa ad acqua, i sommozzatori recuperano velocemente nella sabbia esplorata del fondo un crescente numero di oggetti. Una piccola lampada ad olio che probabilmente un tempo illuminò la camera di una donna. Parecchi vasi e anfore destinate ad uso domestico. Tutto viene sistemato con cura in un cesto utilizzato come montacarichi. Esperto di scavi sottomarini, Dumas aspetta con impazienza il ritorno di tutte le squadre di sommozzatori. Le scoperte vengono immediatamente consegnate all'archeologo Colonas, che le esamina e le valuta. Appartengono tutte approssimativamente al primo secolo avanti Cristo, periodo durante il quale il Mediterraneo orientale era già dominato dalla potenza romana. In superficie, la chiatta della Calipso gira il battiscafo per evitare che urti contro lo scafo durante le manovre di issaggio. Immerso in profondità, il mini sommergibile è nel suo ambiente naturale, mentre diventa un elemento ingombrante quando è fermo sul ponte, un po' come gli albatros che a terra si sentono fuori luogo. C'è il trésor de Racam le Rouge. Cousteau
emerge dal mini sommergibile apparentemente molto fiducioso. Spiega a Lazar Colonas che ha notato alcune macchie di colore verde sui sedimenti smossi dalla lancia ad acqua del batiscafo. È convinto che altri pezzi di bronzo siano ancora sotterrati sul fondo, pronti ad essere scoperti. Giorno dopo giorno, la draga versa nel setaccio un flusso continuo di sabbia e pietre. Molto più in basso sul fondo, i sommozzatori fanno delle prove, scavando in vari punti per un'esplorazione sistematica della zona. Il contenuto del setaccio viene regolarmente riversato sul ponte. Come dei giocatori furiosi, gli archeologi e tutta la squadra grattano centimetro dopo centimetro fra i detriti nella speranza di veder comparire qualche tesoro. Spesso sono modesti tesori che appaiono, frammenti di qualche oggetto frantumato. Cousteau esamina un dito di marmo che fa supporre l'esistenza di una scultura più grande. Ecco un altro frammento di marmo, il pollice di una mano scolpita. Ora, tra i detriti, appare un piccolo blocco di metallo ricoperto da concrezioni. La forma non rivela la sua identità né la sua funzione. Viene tuttavia messo da parte con cura nella speranza che, dopo essere stato pulito, potrà fornire qualche indicazione scientifica. Niente è insignificante per gli archeologi. Un altro oggetto ha un valore più evidente. Un misterioso ornamento in oro finemente cesellato a forma di piccola coppa. Una mano di marmo e poi un piede, trovati da Falcò, provocano un momento di delusione in quanto danneggiati e rotti. Sopraggiungono momenti di sconforto quando i sommozzatori non trovano più niente. Ma basta che la draga riveli una superficie più dura, che abbia la luminosità del marmo, per tirare su il morale. Ivan Giacoletto, in modo febbrile, scava nella sabbia e scopre un braccio di marmo di grandezza naturale. In
incide un messaggio su di una specie di lavagna per comunicare la scoperta e per chiedere di far scendere un cesto. On va voir ce qui nous a marqué. Dans la plaque. J'ai trouvé le bras d'une statue en marbre. Raymond, monte le panier. C'est lourd? C'est pas léger. Hein? C'est pas léger. Dégage, dégage. Sul ponte, la notizia provoca emozioni. E se ci si avvicinasse all'arresto della statua? Tutti sognano. Benché scolorito, il braccio, braccio di donna probabilmente, si è conservato dai danni provocati dai litofagi perché seppellito nel fango. Mentre Colonas esamina la scoperta, Giacoletto gli sta vicino sorridendo con orgoglio. Pare un giovane esploratore che mostra i tesori esotici riportati da lontane contrade. Tenez-le bien, il était comme ça. Comme ça. Ça sortait? Non, ça sortait pas ça, c'est ça qui s'est sorti. C'est parti. Senza alcun segno precursore, un forte vento obbliga la Calypso ad interrompere immediatamente ogni operazione. Come un tempo la tempesta che distrusse una nave romana su questa stessa isola, l'uragano che si alza da nord-ovest solleva il mare contro gli scogli della riva. In plancia, Cousteau valuta la forza crescente del Meltem. La sua violenza ha rovesciato navi molto più grandi della Calypso. Per evitare la tempesta prima che sia troppo tardi, Cousteau dà ordine agli uomini della chiatta di tagliare immediatamente i cavi di nylon alle estremità e di lasciare invece al loro posto le brache di acciaio che potranno forse servire ancora. Uccello che fugge dal vento, la Calypso si allontana. Sotto l'assalto delle onde, abbandona le grandi ancore del largo e si dirige vento in poppa verso la punta nord-occidentale di Creta, dove 6 ore più tardi troverà un riparo precario. In attesa che la tempesta si quieti, Colonas mostra a Falco il catalogo delle scoperte che ha redatto con cura. Pezzo dopo pezzo, i sommozzatori della Calypso hanno accumulato una collezione di antichità straordinariamente varie. Una bella lampada un tempo alimentata ad olio d'oliva. Un lacrimatoio, oggetto affascinante, destinato a raccogliere le lacrime di una vedova per misurarne il dolore.
La piccola coppa in oro cesellato, afferma ora Colonas, era incastonata su di una pietra preziosa. Faceva parte di una collana simile a quella esposta al museo di Nicosia di Cipro. Un piccolo blocco di metallo, in parte pulito, si è rivelato essere una pila di monete trasformate in un unico agglomerato dall'azione chimica del mare. Mentre la tempesta si calma, la Calypso riprende il suo posto di ormeggio al di sopra del relitto romano. Ancora una volta i sommozzatori riprendono le ricerche. Dopo una giornata di scavi infruttuosi, riescono a liberare, profondamente sotterrato, un cranio umano di un ammiraglio o di un legionario, di un gabbiere o di uno schiavo. Ora comunque senza più né nome né grado, imbarcato 2000 anni fa su di una galera naufragata. Nonostante l'emozione, i resti di questo collega dell'antichità posseggono oggi meno valore del carico della sua nave. Scoperta interessante. Enormi chiodi di bronzo un tempo conficcati nelle caviglie coniche di legno duro. Processo utilizzato per chiodare gli scafi delle antiche barche. Appena sotto la sabbia, i sommozzatori trovano una parte del ponte della nave sulla quale i romani hanno camminato. Unicamente perché sotterrate, le assi di legno si conservano solo qualche settimana se esposte all'aria. Solo un trattamento chimico eseguito immediatamente potrebbe evitarne la distruzione. George Papatanassopoulos, appassionato di archeologia sottomarina in Grecia, arriva ad Atene. Con Cousteau esamina le assi del ponte ed alcuni degli oggetti di recente riportati alla luce. La maggior parte consiste in frammenti di pezzi più grossi, probabilmente rotti. Nonostante si speri che la maggior parte dei pezzi appartengano ad una sola statua, le membra del marmo provengono da sculture diverse. Si esaminano altri frammenti. Albert Falco fa da modello per la cresta di un elmo in bronzo.
casque de scaphandre, vous voyez. Avec ça, on devait plonger. C'est pas tous les jours qu'on coiffe une crinière de bronze. Hein. Cousteau esamina ancora il mosaico fotografico sul quale ogni oggetto scoperto è stato situato con precisione. Gioielli, monete, vasellame, frammenti di vetro incrostato, pezzi di marmo. Bon, et alors, les piles de pièces de monnaie, où est-ce qu'on les a trouvées? Ma dove sono i bronzi che desidera tanto trovare e che è convinto siano nascosti là? Le foto non forniscono alcun indizio. La falaise rocheuse e ces blocs de roche. E dans cette région, les bijoux, à trois endroits, donc serait intéressant de continuer les recherches par ici. Nel caso ci siano oggetti di valore imprigionati, si procede ad imbracare e ad issare in superficie anche i grandi blocchi di sedimento consolidati, duri come pietre. C'est un bloc, c'est le filet, c'est un des gros blocs. Stop! All'improvviso, la braca scivola. Tutti si ricordano allora dello sconfortante incidente del 1901. Nel tirar fuori dall'acqua un magnifico cavallo di marmo, un cavo ha ceduto, lasciando cadere la grande statua negli abissi, senza speranza di ritrovarla. Sperando di spaccare la roccia lungo le fessure e di lasciare intatto qualsiasi oggetto potesse esservi contenuto, i ricercatori cominciano a lavorare la pietra. All'inizio il martello non rivela niente. Poi si scopre non un bronzo, ma un vaso che viene finalmente estratto. On voit bien le clou. Il vient depuis assez loin. Il va jusque là. Dans sa cheville de bois. Più in basso, sul fondo, uno dei sommozzatori ha scoperto un bordo rettilineo lavorato senz'altro dall'uomo. Poco a poco, un oggetto di pietra, una specie di scatola quadrata, emerge dalla sabbia. Che cos'è? Forse la base di un ornamento o di una statuetta? Pensando che un altro oggetto potrebbe trovarsi vicinissimo, Ivan Giacoletto sonda la zona circostante, mentre un altro sommozzatore tiene le lampade. A questo punto, lentamente liberata dalla roccia e dal tempo, emerge la piccola figura in bronzo di un pugile dell'antichità. Insensibile agli organismi che distruggono il marmo,
Il bronzo si copre semplicemente di un sottile strato di ossido che lo protegge da una corrosione più profonda. Eliminato questo strato, il pezzo tornerà al suo stato iniziale. Sul ponte posteriore, Cousteau e Colonas esaminano con curiosità l'oggetto rettangolare. Poi, nell'entusiasmo generale, contemplano la ricompensa dei loro sforzi. Quelli che l'hanno trovata non nascondono il loro orgoglio. È evidente che la pietra quadrata non può essere la base della statua. Sarebbe sproporzionata. Probabilmente manca un disco, una base girevole. Su questa base delle statue erano orientate verso l'ospite di riguardo, o forse girate in modo tale che la luce potesse illuminarne qualche nuovo aspetto della loro forma. Gli artisti greci avevano un pubblico di esperti. Mentre si pulisce la statua, i sommozzatori ritornano sul fondo nella speranza di nuove scoperte. Vicino al posto in cui è stato trovato il piccolo pugile, i sommozzatori scavano ancora nel fango indurito. Tagliando con precauzione l'agglomerato di rocce, portano alla luce un pezzo di oggetto scolpito. Ancora una volta, il fondo del mare rilascia una parte dei suoi tesori. Questa volta è un efebo in bronzo di taglia simile a quella del pugile precedentemente scoperto. Sfondo di un cielo crepuscolare si profila un silenzioso messaggero del nostro passato. Come imprenditori che calcolano i profitti, la squadra della Calypso passa in rassegna una parte delle scoperte. Gli orecchini ornati di 3 pietre preziose con una piccola figurina di Eros in oro. Un piccolo braccio in bronzo di cui nessuno sa a quale statua appartenga. Va presque jusqu'à l'épaule. About the same size as the other one. Same size. Not that high. Ça, ça va là. Et ici, il y a un... Et toi? Ça, c'est un... Ah! Senza prezzo, perché insostituibili, questi oggetti avrebbero potuto essere persi per sempre.
Invece, come un'immagine o un suono di cui ci si ricorda improvvisamente, vengono riportati in vita. Ci appartengono di nuovo. Duemila anni fa, una donna ha portato questi gioielli, forse allo stadio o a teatro ad una rappresentazione di Medea. Questo vaso in miniatura era pieno di preziosi profumi d'Arabia. Queste monete in quante mani sono passate e per quali derrate sono state spese? Sono tutti mormorii del passato. Dall'antichità, parecchi stranieri hanno invaso la Grecia per rubarne opere d'arte, saccheggiare o distruggere. Alla Calipso spetta l'onore di essere una delle rare navi che hanno riportato ad Atene il bottino dei saccheggiatori. Di ritorno ad Atene, dalle stive della Calipso sale uno stupefacente assortimento di oggetti preziosi. Vetri dalle incrostazioni multicolori, centinaia di vasi e anfore, frammenti di marmo scolpito, statuette in bronzo, gioielli e monete, tutti imballati con cura nelle casse. Georges Cavadias, segretario generale alla cultura, è a bordo per celebrare il ritorno del tesoro dopo 20 secoli d'assenza. Verrà tutto sistemato nel Museo Nazionale di Atene, così da arricchire la prodigiosa collezione di capolavori antichi. Allora, est-ce que vous avez le cinesque Vous pensez que c'est l'immobilier, ça? De n'importe quoi. Je pense que ce sont des pièces d'immobilier. Là, Nicolas Sialouris e altri esperti esaminano e valutano le scoperte di Cousteau. Paragonano i pezzi di mobili in bronzo con oggetti analoghi rappresentati o descritti nelle opere della ricchissima biblioteca del museo, dove sono catalogate tutte le statue ed ogni frammento delle sue collezioni. Sotto il controllo di Alouris, le statuette estratte a fatica dal mare di Anticitera vengono disposte con cura per essere esaminate dallo Stato Maggiore del museo. Ancora una volta si esaminano i piedistalli provenienti da Anticitera, ognuno creato per permettere la rotazione della statua. Qual è la nostra base? Pezzo dopo pezzo, ad ogni reperto è assegnato un luogo e un tempo in relazione al contesto storico. I tecnici del museo portano per confrontarli i bronzi recuperati nel 1901 ad Anticitera. Cousteau nota che uno dei bronzi ha perso un arto e si ricorda del piccolo braccio ritrovato. All'inizio Cousteau
rimane estasiato nell'apprendere che il piccolo braccio rinvenuto dalla Calypso apparteneva alla statua mutilata trovata in precedenza. Dopo aver rapidamente tentato di avvicinarli, Yalouris è propenso a credere che il braccio appartenga all'antica scoperta. Sei mesi dopo, ansioso di seguire i lavori di restauro, Cousteau torna al museo di Atene dove l'aspettano notizie sensazionali. Do we have the other statue that you had in the museum? Yes. And the arm that we found. And you remember we thought that it would fit. Is it confirmed? It is confirmed now. It fits exactly. Yes. So you intend to attend it as soon as the arm is well cleaned? Yes. We need some more work in the conservation of the hand, of the arm. Sure. And these coins are of great importance to us because exactly thanks to them. La scoperta delle monete si rivela la più significativa. Le monete d'argento hanno permesso non solo di precisare l'epoca dell'astrolabio, ma secondo Papa Thanassopoulos di identificare anche l'origine e la data del naufragio di Anticitera. Ribellatasi al dominio di Roma nell'88 a.C., la popolazione di Pergamo fu selvaggiamente repressa 2 anni dopo. Una spedizione punitiva saccheggiò la città e massacrò gli abitanti. Il bottino, statue, oggetti d'arte, monete appena coniate, fu imbarcato sulla nave romana che affondò durante il ritorno ad Anticitera. And also, we have a moral ending where the results of the portal of pilfering ended up at the bottom of the sea. È così che un naufragio ha permesso agli uomini di contemplare nuovi frammenti della loro eredità. A volte queste vestigia sono talmente danneggiate che non è possibile alcun restauro. Grottesche caricature delle intenzioni dell'artista sono tutto ciò che ci hanno lasciato i vermi marini. Tuttavia rimangono più marmi che bronzi. Un tempo ornamento delle vie e delle piazze delle città greche, quasi tutti i bronzi sono stati distrutti da un nemico più implacabile dei vermi marini, l'uomo stesso. Che importa qualche pietra in più o in meno? Un braccio, un gioiello, una moneta, un misterioso strumento trovato da qualche parte. Magari non è niente. Magari è più importante di quanto possiamo immaginare. Sono voci nella notte che evocano un lontano episodio della breve avventura umana. Parlano di civiltà sorte e scomparse. Grazie ad esse scopriamo le nostre origini. Gli uomini e le donne di un passato ormai perduto diventano nostri compagni. Camminano accanto a noi.
metà strada tra Creta e Citera, luogo di nascita di Venere secondo la leggenda, è situata l'isola d'Anticitera, ad un crocevia marittimo del mondo antico. Bon, allora, d'être in Anticitera, ça fait à peu près 6 heures de route, par beau temps. È qui che nel primo secolo avanti Cristo affondò una nave romana carica di opere d'arte. Da dove proveniva? Dove andava? Nessuno lo sa. In cerca di una risposta, Cousteau e i suoi sommozzatori intraprendono uno studio sistematico. Sperano di scoprire degli indizi che permetteranno di assegnare all'astrolabio una data più precisa nella storia. Essendo il cantiere vicinissimo alla ripida costa dell'isola, il capitano Gurlauen deve prendere alcune misure straordinarie. Qui, infatti, il vento del nord, il Meltemi, può in qualche minuto sollevare una furiosa tempesta. Due enormi ancore verranno gettate al largo. Una volta messa al sicuro la Calypso, Cousteau decolla per una prima perlustrazione aerea dell'isola. Anticitera è una roccia in mezzo al mare che conserva ancora le tracce di un passato che va al di là della storia. Antiche mura di difesa sulla cima e altre più recenti a terrazze in pietrame secco. È stata luogo di saccheggi e conquiste da parte di pirati e guerrieri. In seguito, nel primo secolo avanti Cristo, passarono le galee dell'esercito romano per fermare le rivolte nelle lontane province dell'impero. In particolare, le flotte di Roma diedero la caccia a Mitridate, conquistatore e collezionista, installatosi a Pergamo coi suoi tesori artistici. Dopo il saccheggio di Pergamo, cosa ne fu di questi tesori? Tempo molto boscosa, oggi l'isola è spoglia quasi quanto un osso. Sull'antica costa scoscesa venivano fatte scivolare le navi costruite con le foreste scomparse. Sacrificando l'avvenire per assicurarsi il presente, gli abitanti dell'isola videro prosperare il loro commercio marittimo per un certo tempo. Ma le generazioni successive soffrirono per i problemi legati ad un suolo eroso e rovinato per sempre dalle piogge. Tenuta a distanza dalla riva rocciosa tramite ancore giganti gettate al largo, la Calypso è ora ormeggiata a terra. Tre solide gomene in nylon sono fissate a cavi d'acciaio attaccati a rocce sporgenti. Una volta in tensione, assicureranno la nave contro il mare burrascoso, ma non contro le forti tempeste. Al centro della ragnatela di cavi, la Calypso si trova ora giusto al di sopra del luogo dove i pescatori di spugne fecero le prime scoperte, 60 metri circa più in basso. Cousteau mette a punto coi sommozzatori dei piani per redigere un inventario sistematico dei reperti del fondo marino. Grazie alle foto potranno stabilire con precisione una mappa dei ritrovamenti. Si presume che tutti gli oggetti in mucchio sul fondo del mare siano stati recuperati durante i primi tentativi del 1901. Tuttavia, questi sforzi eroici rimanevano limitati in quanto i mezzi a disposizione a quell'epoca erano ancora primitivi. Con un'attrezzatura moderna, Cousteau ha intenzione di scavare nel fango per cercare gli oggetti sotterrati che i primi sommozzatori non erano in grado né di scoprire né di dissotterrare. Lontano
lontano dalla superficie luccicante, a 55 metri di profondità, distinguiamo un fondo in lieve pendenza, delimitato da qualche roccia. La luce è grigia, il paesaggio triste. La nave è probabilmente affondata qui. Ma dove? Dello scafo in legno, decomposto da molto tempo, non resta più nulla. Qua e là, alcuni frammenti di vasellame e anfore affondate nella sabbia. Le giare sono fragili e generalmente non resistono a lungo all'uso. Sono quindi utili per datare una scoperta archeologica. Ma cerco soprattutto una traccia verdastra, un indizio di bronzo. Tutti gli oggetti in bronzo, anche le statue più belle, sono stati fusi dagli invasori per farne armi. Restano non più di 2 dozzine di grandi bronzi greci, di cui una piccola parte che risale al periodo aureo dell'arte greca, 5° e 4° secolo avanti Cristo. Prima di attivare i potenti macchinari a nostra disposizione, esploriamo il luogo con infinita cautela. Le nostre mani, come ventagli, spargono il fango e la sabbia che l'acqua trascina come la polvere nel vento. Scopriamo un pezzo di bronzo piatto, poi molti altri. Enigmatiche reliquie di cui non riesco a capire carattere o funzione. Immergiamo 2 volte al giorno a 55 metri circa, dove lavoriamo 20 minuti. Ad ogni risalita dobbiamo restare circa mezz'ora sotto la chiglia della Calypso, a 3 metri di profondità, per evitare incidenti da decompressione. Sono il primo a trovare angosciosa questa attesa. Falco, riporta i pezzi di bronzo che hanno stupito i sommozzatori. Secondo Lazar Colonas, archeologo greco a bordo della Calypso, si tratta di frammenti di mobili antichi. Amico fedele fin dall'inizio, Frédéric Dumas raccomanda a Cousteau di pulire dalle incrostazioni i pezzi di bronzo prima che gli animali marini vi si secchino sopra indurendosi. Convinto che vi siano altri oggetti preziosi ancora sotterrati nella sabbia e nel fango, Cousteau prepara un mosaico fotografico del fondo che servirà da riferimento. Per iniziare le ricerche, Cousteau ricorre ad un efficace strumento, la draga aspirante. Benché flessibile, il suo speciale tubo resiste alle pressioni delle grandi profondità senza venirne schiacciato. L'aspiratore riporta in superficie alla rinfusa sedimenti, concrezioni, pietre e frammenti di ogni sorta. Alimentata da un compressore a bordo della Calypso, la draga entra in funzione.
come davanti ad un cantiere edile, dei pesci, spinti dalla curiosità, si avventurano intorno alla bocca dell'aspiratore, mentre questo divora ghiaia e detriti. Ma nessuno di loro si fa inghiottire. Il flusso è convogliato in un grande setaccio legato alla murata della Calypso. Solo la sabbia e il fango passano attraverso le strette maglie. Anche i più piccoli frammenti del carico della nave vengono recuperati e raccolti. I sommozzatori esplorano il pendio che si stende al di sotto di una grossa roccia caratteristica, situata nella zona contro la quale, al momento del naufragio, la nave avrebbe potuto urtare. Quando la nave si è disintegrata, una parte del carico si è probabilmente rovesciata lontano, oltre la zona delle principali scoperte. Si appresta ad utilizzare il battiscafo in modo completamente nuovo sul luogo degli scavi sottomarini. Benché meno agile nei movimenti di un palombaro autonomo, il mini sommergibile può restare parecchie ore in immersione. L'archeologo Colon Sias, grazie a questo strumento, potrà sorvegliare i lavori, mentre nel 1901 i suoi predecessori restavano in superficie, costretti ad affidarsi ai pescatori di spugne. Il battiscafo è dotato di una potente pompa ad acqua e di una specie di lancia antincendio senza rinculo per oggetti sotterrati nella sabbia e nel fango. Cousteau e Falcò hanno portato con loro una carta del fondo ottenuta dal fotomosaico, in modo da situare con precisione tutte le scoperte. Abituati da tempo agli antichi monumenti sopravvissuti sulla Terra, cominciamo appena ora ad esplorare le vestigia del passato inghiottite dal mare. Come in un incantesimo, è là che giacciono le reliquie delle civiltà perdute. Un elmetto, una collana, una giara per il vino, una scultura in marmo che sembrano voler vivere ancora. Il più grande museo del mondo si trova nel mare. Dalle profondità marine sono state rinvenute statue del periodo aureo della Grecia. Un giovane Fantino, il suo cavallo, e l'incomparabile bronzo rappresentante Poseidone, dio del mare. L'equipe della Calypso ritorna al largo dell'isola greca di Anticitera, luogo in cui nel 1900 alcuni pescatori di spugne scoprirono un relitto carico di opere d'arte. Alcune statue sono state scoperte troppo tardi. Le forme scolpite sono corrose per sempre dagli organismi marini litofagi che attaccano qualsiasi pietra non sia ricoperta dal fango. Con
Con l'ausilio di tecniche moderne, i sommozzatori della Calypso sperano di aggiungere altri rari bronzi a quelli già salvati dall'oblio. Come sonnambuli, i bronzi ci contemplano al di là dei secoli, muti superstiti di battaglie vinte o perse, di città prosperose e saccheggiate, di una pace orgogliosa che sprofonda nel caos. Benché muti, hanno molto da dirci. Una delle più sorprendenti scoperte archeologiche, questo, un pezzo di metallo corroso trovato ad Anticitera, rivela un'invenzione greca la cui esistenza non era mai stata sospettata fino ad allora. Nicolas Yalouris, direttore generale del Museo Nazionale di Atene, parla dell'astrolabio. 100 anni a.C., i greci, in grado di concepire e di costruire il più antico strumento a ingranaggi che permette di calcolare il movimento delle stelle, avevano nelle loro mani la chiave della rivoluzione industriale e dei calcolatori moderni. Per 2000 anni l'astrolabio è rimasto sepolto qui. Quali altri segreti, quali altri tesori aspettano ancora di essere strappati al mare? Sulle isole del Mare Egeo si ergono le pietre mutilate e le rovine abbandonate nel corso di centinaia di generazioni. La maggior parte è stata sconvolta dalla violenza della natura o dagli uomini che ne hanno paradossalmente risparmiato una piccola parte. Lavorando con il mini sommergibile e la pompa ad acqua, i sommozzatori recuperano velocemente nella sabbia esplorata del fondo un crescente numero di oggetti. Una piccola lampada ad olio che probabilmente un tempo illuminò la camera di una donna. Parecchi vasi e anfore destinate ad uso domestico. Tutto viene sistemato con cura in un cesto utilizzato come montacarichi. Esperto di scavi sottomarini, Dumas aspetta con impazienza il ritorno di tutte le squadre dei sommozzatori. Le scoperte vengono immediatamente consegnate all'archeologo Colonas che le esamina e le valuta. Appartengono tutte approssimativamente al primo secolo a.C., periodo durante il quale il Mediterraneo orientale era già dominato dalla potenza romana. In superficie, la chiatta della Calypso gira il batiscafo per evitare che urti contro lo scafo durante le manovre di issaggio. Immerso in profondità, il mini sommergibile è nel suo ambiente naturale, mentre diventa un elemento ingombrante quando è fermo sul ponte, un po' come gli albatros che a terra si sentono fuori luogo.
trésor de Rackham le Rouge. Cousteau emerge dal mini sommergibile apparentemente molto fiducioso. Spiega a Lazar Colonas che ha notato alcune macchie di colore verde sui sedimenti smossi dalla lancia ad acqua del battiscafo. È convinto che altri pezzi di bronzo siano ancora sotterrati sul fondo, pronti ad essere scoperti. Giorno dopo giorno, la draga versa nel setaccio un flusso continuo di sabbia e pietre. Molto più in basso sul fondo, i sommozzatori fanno delle prove, scavando in vari punti per un'esplorazione sistematica della zona. Il contenuto del setaccio viene regolarmente riversato sul ponte. Come dei giocatori furiosi, gli archeologi e tutta la squadra grattano centimetro dopo centimetro fra i detriti nella speranza di veder comparire qualche tesoro. Spesso sono modesti tesori che appaiono, frammenti di qualche oggetto frantumato. Cousteau esamina un dito di marmo che fa supporre l'esistenza di una scultura più grande.